Buonasera a tutti e benvenuti. Do il benvenuto a Maurizio Landini, segretario nazionale della FIOM CGIL. Vi do il benvenuto a questo che è il, credo, quarto appuntamento del nostro ciclo di seminari sul diritto dei popoli, e quest'anno abbiamo incentrato sulla riflessione e sulla crisi, diciamo, come crisi come opportunità, nel senso di pensare un pensiero economico differente da quello egemonico al momento, di tipo neoliberale e a favore di politiche di austerità. Abbiamo voluto intitolare, e ci abbiamo anche riflettuto parecchio insieme a Maurizio Torrealta, che si scusa di non poter essere qui questa sera, e a Linda Bimbi, responsabile della sezione internazionale della Fondazione Basso, e l'abbiamo chiamato il lavoro in una fase di non sviluppo, e non è, diciamo, è stato un titolo che abbiamo voluto ragionare perché in qualche modo ci siamo posti come primo obiettivo quello di cercare di uscire da un discorso che oggi è dominante e che sostanzialmente dice i diritti dei lavoratori sono stati acquisiti in una fase di boom economico, ma oggi che non c'è crescita bisogna rivederli perché comportano dei costi che non sono più sostenibili. Dietro questa logica c'è un'idea di un rapporto di subordinazione dei diritti all'economia e al ciclo economico, una logica che è stata a lungo analizzata in questi anni, in primo luogo dal Tribunale Permanente dei Popoli, che è un organismo della Fondazione Basso e che ha lavorato in numerosi contesti internazionali come la Colombia, il Messico o il sud-est asiatico. Ecco, a noi interessava discutere con Landini per capire in primo luogo come riusciamo, anche sul piano semplicemente culturale, a uscire da questo discorso basato su una impostazione binaria escludente o, per cui si dice o il lavoro dei padri o il lavoro dei figli. Penso anche al recente pacchetto contro la disoccupazione presentato dal governo, per cui si propone un turnover tra generazioni per garantire l'occupazione giovanile, oppure si dice o la tutela ambientale o l'occupazione, e mi riferisco al caso Ilva di Taranto, oppure si dice o occupazione o disoccupazione o precarietà. Penso anche di nuovo al pacchetto che è stato presentato qualche giorno fa, che vuole cancellare anche le poche restrizioni che venivano posti dalla legge Fornero sull'abuso dei contratti a termine. E ho sentito proprio nel dibattito di questi giorni dire che la legge 92 del 2012 è una norma pensata in un periodo di economia in espansione, una legge di un anno fa, come fa a essere stata pensata in una fase di espansione economica? Quindi, per farla breve, siamo immersi in una cultura in cui si dice o il lavoro o i diritti. Ecco, noi abbiamo cercato di, abbiamo chiamato Landini a discutere qui con noi per cercare di uscire da questa logica binaria e provare a impostare un discorso che anche nella crisi economica sia cioè che sia comprensivo dei diritti e non li ritenga, diciamo, una variante subordinata. Per cui si può parlare di ambiente e lavoro, occupazione e tutele, insomma tenerli insieme, anche per cercare di immaginare un modo per uscire dalla crisi che non sia una recessione sul piano, appunto, dei diritti. Ecco, quindi io su questo interrogo Maurizio Landini, che ci ha dato la disponibilità e ci fa il piacere di essere qui con noi questa sera. Ecco, come facciamo a svincolare questa subordinazione e a tornare a promuovere una cultura dei diritti che sia appunto
svincolata dai cicli economici, ecco. Intanto io vi ringrazio dell'invito e della possibilità quindi che abbiamo di discutere un po' assieme. Non so, adesso io dirò un po' di cose, poi non so come funziona, se ci sono domande, se fosse possibile appunto confrontarsi sarebbe la cosa migliore. Io provo a essere sintetico, che non è un mio dono, ma provo a dire alcune cose senza spegnendo il telefono, che è sempre meglio. Allora, partendo proprio anche dal titolo della cosa e dai ragionamenti che adesso venivano fatti, secondo me la prima domanda da farsi è se è vero che oggi siamo in una fase di non sviluppo. E se uno ragiona, cos'è lo sviluppo? Cioè è vero che siamo in una fase di non sviluppo? Dico questo perché se uno guarda un dato generale, no? Cioè se tu adesso guardi i dati classici, questioni del PIL mondiale, tu non sei di fronte a una situazione nel mondo dove non c'è una crescita, diciamo così, no? Perché hai appunto paesi del mondo che stanno crescendo tanto, e altri paesi dove ci sono delle difficoltà maggiori, anche perché l'elemento di novità che si è introdotto è proprio il fatto che, se pensi alla Cina, all'India, cioè tu hai miliardi di persone che sono entrate dentro a un unico mercato e a proposito di diritti ti sei trovato di fronte a un fatto nuovo, cioè che miliardi di persone che non avevano diritti e hanno cominciato a lavorare continuano ad avere pochi diritti e sono messe in contrapposizione con altre persone che invece avevano dei diritti. No? Però allo stesso tempo parlare di fase di non sviluppo, secondo me il problema che si pone anche per collegare la questione del lavoro ad avere dei diritti e ad essere, diciamo così, quell'attività che permette alle persone di potersi realizzare come persona, ma allo stesso tempo il problema che vedo è la possibilità di ricominciare a discutere del significato delle cose che si fanno. Cioè, penso che sarebbe necessario oggi per il sindacato di sicuro, ma anche per le forze politiche, eccetera, aprire una discussione su cosa si produce oggi, sul perché si produce, su quali contenuti sostanzialmente deve avere la produzione. Questo è un punto importante, secondo me, perché anche a proposito delle altre domande che si facevano, cioè del rapporto tra l'ambiente, del rapporto tra l'ambiente e il lavoro, io penso che quello che noi abbiamo comunemente, diciamo così, chiamato sviluppo, se la traduci sul piano dei prodotti che questo ha determinato, c'è un fatto nuovo, almeno diciamo così, per una certa cultura e di sicuro anche per le organizzazioni sindacali. Cioè, il fatto nuovo è che i prodotti che sono finora stati pensati, progettati, eccetera, se tu li estendi in tutto il mondo e quindi tutte le persone cercano di avere gli stessi prodotti, tu ti trovi di fronte a due problemi. Uno che riguarda il fatto che le materie prime naturali finiscono. Secondo, ti trovi di fronte al fatto che i prodotti, così come oggi sono concepiti, producono un livello di inquinamento che rischia di mettere di finire il mondo, no? Non lo dico in modo catastrofico, e se ci ragionate un attimo, questo è uno dei temi. Quando si dice cos'è lo sviluppo oggi e che cosa si dovrebbe produrre, secondo me il primo punto da cui partire è proprio questo. Se si pensa in modo classico, il prodotto cos'è? È l'auto, è il camion, è la moto? O il prodotto dovrebbe diventare la mobilità, cioè come si spostano le persone, come si spostano le merci, come costruisci le città, con quale quindi sostenibilità ambientale questi processi sostanzialmente dovrebbero avvenire. E a quel punto lì, allo stesso tempo, si dovrebbe aprire una discussione su che tipo di funzioni i prodotti dovrebbero avere, no?
e cioè bisognerebbe cominciare a progettare come fai a fare mezzi anche di questa natura che inquinano meno, che siano eventualmente riciclabili, cioè, quindi dovresti ripensare complessivamente questo sistema. Questo per dire che quando questo ragionamento sviluppo o non sviluppo, secondo me, pone questa questione, e ad oggi non si sta discutendo molto di questi temi, non ci sono luoghi, discussioni. Ed in particolare, cos'è che rende secondo me difficile questo? Perché sono tutti temi, se uno ci ragiona un attimo, avere un piano sulla mobilità o avere un piano nazionale o europeo dei trasporti, avere un piano per come recuperi sulle energie rinnovabili o sulle forme diverse di energia, pone un problema di politiche pubbliche, di interventi pubblici, di programmazione economica, mentre in questi anni si è affermata un'idea diciamo così, dove di mercato libero, e sono le grandi multinazionali, sono i grandi gruppi che decidono anche le politiche, diciamo così, economiche, e in più sei di fronte al fatto che il calo dei diritti del lavoro nasce appunto da un aumento della competizione tra chi i diritti ce li ha e i diritti non ce li ha, ma nasce anche dal fatto che in questo periodo, in questi anni, adesso la dico a modo di battuta ma per farmi capire, sei di fronte al fatto che mentre i capitali, i soldi, possono tranquillamente circolare in giro per il mondo e non sono clandestini da nessuna parte, in qualsiasi momento possono essere allocati dove rendono di più, come potete vedere, come sta succedendo adesso, che molte multinazionali e molte imprese spostano le loro sedi dove possono pagare meno tasse, dove hanno più convenienze, lo fanno dalla sera alla mattina, quelle italiane, quelle altre. Al contrario, se ci pensate, le persone non hanno questa libertà di trasferimento, no? Addirittura, se ci pensate, le persone possono appunto essere clandestini, sono migranti, hanno un'altra caratteristica. Questo elemento, secondo me, è molto importante per determinare un lavoro anche senza diritti o per determinare la situazione, perché questo secondo me pone un problema di democrazia e pone un problema di chi è che decide che cosa si fa e se il lavoro rimane un elemento fondamentale, cioè chi decide dove si investe, cosa si investe, perché si investe, cosa si produce, perché si deve produrre, con quali modelli. Cioè queste sono decisioni che vengono prese in quali posti? Vengono prese dagli stati, vengono prese dalle nazioni, vengono prese dagli organismi politici decisi dalle persone? O non siamo forse in una fase in cui c'è una concentrazione del potere privato e finanziario in particolare, che ha concentrato in mano a pochissimi le decisioni che poi riguardano la vita sostanzialmente delle persone, no? E che riguardano le condizioni, che riguardano il modo come stai appunto nelle città, che riguardano la vita sostanzialmente delle persone. Io credo che porsi il problema del lavoro in una fase di non sviluppo, prima si deve capire se è vero che siamo in una fase di non sviluppo e che cosa può essere lo sviluppo. Dall'altra parte è quale può essere il ruolo del lavoro, non semplicemente inteso come mezzo naturalmente necessario per poter vivere, no? Cioè per, come dice, per potersi realizzare, per avere, ma soprattutto riaprire una discussione che cosa faccio. Qual è il contenuto del mio lavoro e della mia attività? Che significato sostanzialmente ha? E in questo, secondo me, si pone appunto allora il problema che solo un lavoro con diritti, e quindi persone che possono realizzarsi, che hanno degli spazi in cui possono decidere o discutere delle scelte che fanno e del lavoro che riguarda, può riaprire una discussione. Oggi, se ci pensate un attimo, io la dico da un punto di vista sindacale, se un'impresa decide quando investire, dove investire, che cosa fare, non sono scelte che discute con i suoi dipendenti o con le organizzazioni sindacali che dovrebbero rappresentare i suoi dipendenti. A proposito degli spazi, tra virgolette, di democrazia economica, almeno nel nostro paese, sono totalmente inesistenti. Cioè tu puoi avere, al massimo ti informano, ma di decisioni che vengono già prese. E se ti va bene, quando ti va bene, tu puoi discutere delle conseguenze di decisioni che sono già state assunte, ma a quel punto lì sei dentro un ambito molto ristretto di argomenti o di possibilità sostanzialmente di intervento. E
proprio per impedire di avere vincoli, perché la logica che è passata in questi anni è che il mercato, l'impresa, la finanza non deve avere vincoli sociali né vincoli politici, ha determinato una riduzione molto secca degli spazi di partecipazione, di democrazia. Secondo me questo è un tema generale che riguarda, se volete, la partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma riguarda anche la partecipazione dei lavoratori all'interno delle scelte che vengono fatte nelle imprese. E dall'altra parte il fatto, la contrapposizione tra chi un diritto, un lavoro ce l'ha o chi è precario, secondo me è stata la precarietà, che secondo me è il problema di questa fase. Io la leggo che non è che nasce semplicemente perché fanno delle brutte leggi. La precarietà, se ci pensate, assieme ai bassi salari, sono state una delle condizioni del tipo di sviluppo che oggi è entrato anche in crisi. Leggevo che era un dato che a noi era già emerso in un'inchiesta, in un'indagine che abbiamo fatto con questionari interni, ma ho visto che anche l'Istat, se non ho letto male, lo indica. Tu oggi sei di fronte a un dato, che tra un lavoratore assunto a tempo indeterminato e un lavoratore precario, il lavoratore precario, pur facendo lo stesso lavoro, prende il 25% in meno del lavoratore a tempo indeterminato. E quindi se ci pensi, questo come media, oltre al fatto che poi generalmente, non lo dico perché qui vedo molte signore o signorine, ma i dati sempre che emergono dall'Istat, emerge come questo riguardi di più le donne e gli uomini. Già di per sé, anche tra uomini e donne che fanno lo stesso lavoro, le donne prendono meno degli uomini, anche se non sono precari. Però faccio questo ragionamento per dire che questa questione della riduzione sostanzialmente dei diritti, dei salari, dell'aumento della precarietà è stata una delle condizioni di un sistema che si è sviluppato in questi anni, che aveva al centro il fatto che il mercato poteva fare quello che voleva senza alcun vincolo. Io penso che se non riparti da questi fondamentali, diciamo così, tu non riesci, perché oggi va ripensato appunto cos'è il modello di sviluppo, e va ripensata la produzione a seconda appunto anche della sostenibilità che ha. Io poi, se ragiono sempre sul lavoro, vedo un altro tema, e cioè un tema che vedo è che in ogni caso, anche laddove fai investimenti giusti, dove ti poni questo problema, cerchi di fare nuovi prodotti, è indubbio che il livello di crescita tecnologica che hai, alla lunga, secondo me, determina che le persone, cioè anche laddove investi, dove fai nuove cose, come vedi tecnologia, non sei nella condizione di pensare, come è stato fatto tanti anni fa, ad una crescita esponenziale dei livelli occupazionali. Quindi in senso generale, secondo me, a proposito di lavoro in una fase più che di non sviluppo, di diverso sviluppo, quindi mettiamoci in positivo, di un diverso sviluppo che uno dovrebbe pensare, oggi secondo me bisogna riproporre in un'idea di redistribuzione del lavoro e in un'idea sociale dove la piena occupazione per me rimane un obiettivo a cui una società deve tendere se vuole avere una coesione sociale e una democrazia, il problema della riduzione degli orari di lavoro e della redistribuzione del lavoro su più persone è secondo me un punto decisivo che deve essere riaperto. Oggi hai una tendenza opposta. Oggi le richieste che vengono fatte dalle imprese e di aumentare la prestazione di ogni singola persona e di aumentare l'orario individuale di ogni singola persona, che come noto non solo è un elemento tra virgolette di peggioramento della condizione individuale, di aumento dello sfruttamento, ma se ci pensate sei di fronte a una riduzione complessiva dell'occupazione e, fatemela dire anche qui sindacalmente, aumentare l'orario individuale, quindi aumentare lo straordinario di per sé è la forma più antisolidale che possa esistere, no? Anche tra persone che lavorano, perché di fatto in molti casi vuol dire che le ore che fai in più tu le togli a un'altra persona che potrebbe eventualmente fare quelle ore. Non è sempre così generalizzabile nel lavoro, no? Però in senso generale questa oggi è una tendenza e secondo me è un tema che sostanzialmente si ripropone. Poi è indubbio il caso dell'Ilva, tu prendevi lì adesso con le ultime notizie anche di queste ore, si confermano anche altre questioni, no? E cioè, fatemi fare una battuta, siccome in questi anni si è affermata che ciò che fa schifo è la politica,
tutti i mali sono nella politica e nei politici, che c'è, diciamo, penso anch'io che ci sia una parte di verità, però se ci pensate noi non siamo di fronte al fatto che la classe imprenditoriale, come si chiama, o la classe sia proprio così bella e che non abbia assolutamente responsabilità nella situazione, anzi, e che da un certo punto di vista un peggioramento della qualità anche della politica probabilmente è proprio dovuto al fatto che chi ha molti soldi, chi ha pensato che tutto si poteva comprare e vendere, ha avuto una possibilità di spazio e di estensione molto grossa. Lo dico perché nel caso dell'Ilva, poi arrivo anche al problema del rapporto tra ambiente, investimenti, sviluppo, eccetera, l'ultima di queste ore che è emersa, cioè che da indagini fatte da diversi soggetti che partono da Milano, sono arrivati a bloccare più di 1 miliardo di euro alla famiglia Riva, che aveva sottratto questi soldi, per le accuse che si fanno, dai soldi dell'Ilva, cioè erano riusciti dagli utili o dagli soldi che venivano fatti l'Ilva a toglierli, non solo evadendo il fisco ma anche trasferendoli in paradisi fiscali, in termini anche di miliardi sostanzialmente molto consistenti, fino al punto di essere, diciamo così, bloccati non solo per evasione fiscale ma anche per riciclaggio di denaro. Se non ho letto male la cosa un po' della procura, siamo di fronte al fatto che addirittura, se è così, ne prendetela con beneficio inventario, l'ho letta, non vorrei aver letto male, che addirittura una parte dei soldi che l'Ilva ha messo per il salvataggio all'Italia, che ha messo per aumentare le quote di azioni, avrebbero questa provenienza, diciamo così, non proprio lecitissima in qualche modo. Questa questione lo dico perché questo, a proposito del potere oggi della finanza, di nessun vincolo sociale, di un'impresa che non ha più una dimensione anche sociale, che non ha una responsabilità sociale, e del fatto che sono state fatte in questi anni leggi che hanno permesso, poi adesso per fortuna c'è anche chi interviene, anche di fare operazioni di questa natura, sono tutte cose che hanno prodotto un peggioramento, anche perché in Italia, ma è così anche in Europa, ma in Italia, uno degli elementi che il sistema industriale più in generale paga è il fatto che in questi anni non si sono investiti i soldi. Cioè il livello di investimenti in innovazione, in ricerca, sia nel pubblico che nel privato, è tra i più bassi d'Europa. E molto spesso quello che sta succedendo, il caso della Fiat è emblematico, non lo dico per le discussioni che abbiamo avuto con la Fiat, ma quello che sta succedendo è che non avendo investito, tu ti trovi di fronte al fatto che non hai nuovi modelli e che sei in ritardo proprio su quelle tecnologie che oggi ti vengono richieste, fare motori che inquinano meno, pensare a motori ibridi, pensare a motori in una certa direzione, quindi pensare anche dei mezzi in un certo modo. Quindi, da questo punto di vista, anche questo è un tema sostanzialmente che sta emergendo. Se pensiamo al settore siderurgico in quanto tale, e a proposito di ambiente di lavoro, in questo dico c'è proprio anche il problema, è un problema che forse è sempre esistito, adesso ancora di più non c'è solo la siderurgia o l'Ilva che inquina, no? Se guardiamo in senso generale tutte le attività di petrolchimici, ma anche in generale questo è un tema abbastanza diffuso. Però se uno ha la ragione in un certo modo, questo potrebbe essere anche un'occasione appunto per poter fare determinati investimenti, perché se ci ragioniamo seccamente, l'acciaio continua a essere un prodotto essenziale, no? Cioè non è che la domanda d'acciaio nel mondo è calata, tanto più se vuoi fare determinate cose ne hai bisogno. Il problema è come fai a produrre l'acciaio in modo che non inquini all'esterno e non ammazzi le persone che sostanzialmente li lavorano. E siccome tu ti trovi nella situazione a volte che se non lavori muori e che sei costretto a lavorare pur sapendo che può anche andare male, ma altrimenti non hai neanche quella possibilità lì, è evidente che da questo punto di vista riaffermare un lavoro con diritti e determinate garanzie serve mettere anche nelle condizioni le persone per poter intervenire e agire in questa direzione. Però quando dico gli strumenti che un lavoratore, che un sindacato può avere, può essere naturalmente quello dello sciopero, di fare delle cose, ma in molti casi oggi anche con la legislazione che nel nostro paese c'è, non è che sei di fronte al fatto che puoi condizionare, se non con la mobilitazione, la possibilità di conoscere, di discutere, di fare quello che... Fare queste cose, ad esempio, all'Ilva, cosa che è possibile, ma per mettere a norma gli impianti, è stata fatta una legge, servono circa 5 miliardi di euro di investimenti che la famiglia Riva o non ha o li ha portati all'estero. In più, devo dire che io non a caso,
è un po' di tempo, come FIOM, che stiamo dicendo che se si vuole salvare l'ILVA, oltre alle persone che ci lavorano, bisogna cambiare la proprietà dell'ILVA, perché quelli non sono più in grado di poter garantire una correttezza di funzionamento e di investimenti, e che al limite può essere utile per una fase transitoria che ci sia anche un controllo pubblico dell'ILVA per poter fare gli investimenti, permettere che le cose funzionino e favorire anche sostanzialmente un altro processo. Cose di questa natura la nostra Costituzione, ad esempio, le permetterebbe tranquillamente, no? Sono previste fino ad arrivare a forme anche di esproprio per ragioni di interesse nazionale, ma una logica di questa natura è esattamente l'opposto, non della nostra Costituzione, ma di quelle che sono le idee che in questi anni sono trasversalmente diventate senso comune. Mi permetto di dire, non semplicemente persone liberali o di destra che tendenzialmente potrebbero essere più portate, ma anche altri soggetti che al limite si dovrebbero rifare un'altra cultura, ad altri valori, in questi anni questi temi non li hanno assolutamente posti. E secondo me, a proposito di un nuovo sviluppo sostenibile, poi qualcuno dice che è sbagliato anche dire sviluppo sostenibile, che bisogna usare altri termini perché sono due temi che non mettono abbastanza a fuoco quello che sta cambiando, e quindi invitano a parlare di riconversione ecologica dei sistemi produttivi. Però processi di quella natura lì, il mercato e le imprese private da sole sono in grado di poterlo fare? Secondo me no. E quando dico che in quella fase qui, sia per creare lavoro, sia per appunto costruire una riconversione ecologica del sistema produttivo, secondo me c'è bisogno anche di nuovo di un intervento pubblico, di un controllo pubblico, di un intervento pubblico, di una programmazione economica, di programmazione di un certo tipo. Penso poi, proprio per il ragionamento che facevo sull'orario di lavoro, poi sto zitto, sull'orario di lavoro e sulla redistribuzione del lavoro, che secondo me, come tutti fanno il confronto tra com'era il 2007 e com'è oggi, no? In termini di quanta produzione. Io ho la sensazione che non si torna ai livelli del 2007, in termini di produzione, di consumi, e che quindi, se vuoi fare un ragionamento, sempre che come costruirsi anche nuovi posti di lavoro, perché in questa fase questo è il tema, in particolare in Italia e in Europa, cioè siamo di fronte a un livello di disoccupazione che non ha assolutamente precedenti, devi, secondo me, orientare non solo rispetto al sistema industriale tradizionale, che se non investi sparisce, secondo me va assolutamente mantenuto, ma c'hai anche alcune cose nuove che devi pensare possono offrire posti di lavoro e essere pezzi anche della tua qualità dello sviluppo, che riguardano sia i problemi di manutenzione, diciamo così, del territorio, delle case, cioè, basta che supensi a quella roba lì, come sono messe le scuole oggi, come sono messe gli ospedali, come è messo il territorio, cosa succede con frane, cosa succede con... Quindi hai tutto, diciamo così, un'attività che, se programmata, potrebbe non solo creare lavoro, ma rimettere in moto anche un elemento di attività, così come c'è tutta un'attività, diciamo così, di cura verso le persone o anche di esigenze delle persone che potrebbero in un certo modo diventare, se organizzate in un certo senso, sia attività che permettono alle persone di lavorare e di realizzarsi, sia di rispondere a delle domande che oggi altrimenti non sono sostanzialmente evase. In questo contesto, allora, si pone, secondo me, il problema del lavoro e il problema di che cos'è lo sviluppo e di quale può essere un nuovo elemento di sviluppo. In ogni caso, tutte queste cose qui, anche nell'ipotesi positiva che riuscissimo a metterci d'accordo e individuare, per farle servono dei soldi, perché senza progetti di investimento pubblici e privati tu quelle cose qui non le fai. Quindi il tema di intervenire su come si è ridistribuita la ricchezza, perché in questi anni l'altro elemento che è avvenuto è che c'è stata una redistribuzione della ricchezza a danno di chi lavora che non ha precedenti. E quindi, se tu vuoi recuperare uno spazio anche di investimento e quindi di riprendere anche investimenti di questa natura, devi sì chiedere alle imprese che reinvestono i soldi anziché portarli nei paradisi fiscali, perché questo è l'altro elemento che in questi anni è avvenuto anche per gli imprenditori italiani. Ilva insegna, ma non c'è solo l'Ilva che si è mossa sostanzialmente in questo modo, ma c'è anche il problema che riguarda, in senso generale, una ripresa appunto di politica degli investimenti che vada in questa direzione. Poi ciò che fa la differenza, e qui c'è l'altro problema, quando parlo di qualità del lavoro, insomma, ciò che poi può fare la differenza e poi può farti riprendere, cos'è? È anche la conoscenza, no? Cioè la qualità del lavoro che fai.
e quindi tutto il problema anche di un investimento che riguarda sulla formazione, sullo studio, sulla qualità sostanzialmente del lavoro, è un altro elemento molto importante. Adesso io lo dico a modo di battuta, non so se con qualcuno di voi l'ho già fatta, però quello che sto pensando è, ad esempio, è un po' folle che le università che formano le persone, che formano gli ingegneri, continuano a insegnare agli ingegneri come si fa a tagliare 10 minuti pausa, aumentare la prestazione, tempi e metodi, eccetera, e invece non ti poni il problema di come devi, con un nuovo modello di sviluppo, progettare i prodotti, che debbono avere un'altra caratteristica, e quindi progettare anche dall'inizio delle forme di lavoro che siano più gratificanti per chi le fa e che siano anche di un contenuto sostanzialmente maggiore. Molto spesso questo è uno scollamento. E perché? Perché poi chi comanda e chi decide risponde sostanzialmente ad altri elementi. Ecco, parlare di lavoro in una fase, come voi dite qui, di non sviluppo, e come superare sostanzialmente questa contrapposizione sostanzialmente che si è emersa, secondo me vuol dire ripensare anche ad un modello sociale con queste caratteristiche, dove il problema dell'allargamento degli spazi della democrazia, secondo me, è il punto di fondo, perché oggi spazi di democrazia non ce n'è, cioè secondo me si sono ampiamente ristretti, sia sul piano politico, sia sul piano della gestione delle imprese, sia sul piano delle scelte sostanzialmente economiche. Quindi penso che la democrazia oggi ad ogni livello è lo strumento che può permettere di rimettere al centro altri valori, altre scelte, e quindi di riaffermare sostanzialmente un modello sociale in cui appunto il lavoro torna ad essere un elemento fondante. Ecco. Perché la svalorizzazione del lavoro ha prodotto sostanzialmente questo tipo di spazio, e oggi sei di fronte, con il rischio che va evitato, almeno dal mio punto di vista, che in una situazione come questa, dove tanti hanno bisogno di lavorare e sono pronti a lavorare a qualsiasi condizione pur di lavorare, se passa l'idea che appunto qualsiasi lavoro, anche senza diritti, va bene, io penso che sia una cosa che vada proprio contrastata, non solo sul piano culturale, anche sul piano pratico, perché una cosa di questo genere cambia radicalmente la situazione, e anche quando eventualmente, e cambia anche i rapporti, cambia anche le dimensioni, anche quando, tra virgolette, sei in una situazione che risolvi dei problemi, i rapporti che si sono determinati a quel punto lì sono tali che non sei nella condizione di ritornare in una situazione diversa. Il rischio che percepisco in questa fase è che molto spesso quella che viene chiamata, anche qui con un termine che forse non rende neanche l'idea di quello che sta succedendo, cioè la crisi, e invece secondo me siamo oltre a una crisi, cioè siamo ad un passaggio, siamo a un cambiamento, cioè la crisi dà l'idea di una cosa che dopo un po' passa e torna come prima, non è così, non è questo il messaggio da dare, sei di fronte a una fase di cambiamento, di passaggio, e quindi devi ingegnarti, ma allo stesso tempo non devi accettare che questo problema, che questa fase venga usata per ridisegnare e cancellare complessivamente i diritti. Se la dico dal mio punto di vista, con tutte le necessità che il sindacato, così com'è, non funziona, a proposito di democrazia, secondo me deve cambiare, deve riorganizzarsi, anche i sindacati, così come sono secondo me in una fase di crisi di rappresentanza, però il punto di fondo che vedo in termini anche di in termini di partecipazione, è proprio quello di una ripresa di discussione su questi temi che riguardino la qualità dei contenuti, delle cose che fai, dentro ad un contesto che in un qualche modo ridiano sostanzialmente uno spazio e un ruolo anche molto concreto alla qualità delle cose che fai e dell'intelligenza che le persone possono mettere nelle cose che fanno. Ecco. Mi fermerei qui, perché ne ho già dette anche troppe, e poi sentiamo. Grazie. Io, non, se posso permettermi, comincerei con la domanda più cattiva, che, o almeno, tra virgolette, insomma, quella che però riguarda il sindacato, e mi sembra una contraddizione evidente, almeno per la CGIL, che riguarda la questione del sistema legato alla precarietà, sostanzialmente, che, come appunto tu dicevi, è una delle questioni centrali. Cioè, se è vero che oggi in uno stesso luogo di lavoro, con la stessa mansione, mettiamo tu e io,
che abbiamo due storie diverse, magari appunto uno è contratto diciamo, a tempo indeterminato, un altro è un precario e magari io guadagno di meno. Se io vado alla CGIL e vengo indirizzato verso quella categoria che è chiamata NIDIL, mentre un lavoratore a tempo indeterminato va verso la categoria che la rappresenta. Quindi probabilmente anche la CGIL ha avuto una difficoltà che sta ancora scontando, nonostante nel 2012 ho visto che gli iscritti al NIDIL sono un po' aumentati rispetto agli anni precedenti. Però chiaramente anche la CGIL ha avuto una difficoltà a interpretare questa fase di trasformazione e a non dare rappresentanza a questa... o mi sbaglio? No, io sono totalmente d'accordo, ma non perché sono qui. In tempi non sospetti, anche all'interno della CGIL, io questa idea che ci sia questa organizzazione separata, ho detto, sono rimasto in minoranza, che mi sembrava una cosa da superare. Cioè, quando è cominciato a esserci il lavoro precario e ti sei posto il problema di come lo rappresenti, hai pensato che era utile fare un sindacato che permettesse a queste persone di organizzarsi per rappresentarle. Poteva apparire anche una cosa, diciamo così, utile, di buon senso. Alla lunga, secondo me, sta venendo fuori che non è così, perché questo determina una separazione. Io ti faccio un esempio, un caso, e poi dico alcune cose dopo. In un'azienda metalmeccanica, pur in crisi, la Lucchini di Piombino, c'erano 200 contratti a termine, che scadendo sarebbero rimasti a casa. Lì, in questo caso, i compagni della FIOM, di quell'azienda lì, cosa hanno chiesto all'azienda? Hanno chiesto che i 200 contratti a termine venissero tutti assunti e poi hanno fatto un contratto di solidarietà per redistribuire il lavoro tra tutti. Non è scontato, non è facile, no? Perché puoi avere anche discussioni. Io però penso che in una fase di questo genere, adesso per darti un'idea, essi sono posti il problema non che quelli lì venissero rappresentati a qualcos'altro, ma venissero rappresentati dalle stesse persone. Però secondo me quella è la cosa che deve essere fatta, cioè io la necessità che vedo per il sindacato, se no secondo me alla fine il sindacato finisce o comunque cambia natura e non c'è bisogno che esista, è quella che devi riunificare i diritti, e cioè deve essere un nostro obiettivo quello che sotto uno stesso tetto due persone che fanno lo stesso lavoro debbano avere la stessa retribuzione e gli stessi diritti. Se questo principio tu non trovi il modo di farlo vivere, non vai da nessuna parte. Dopodiché, per farlo vivere, devi anche fare delle azioni sindacali, devi fare anche una discussione, una battaglia tra i lavoratori. Cioè non è che le persone nascono solidali nell'animo, non è che perché uno è un operaio, un lavoratore dipendente, è solidale, se uno non lo è, non è solidale, non nasce mica così, no? Così come il sindacato non l'ha mica ordinato il medico, no? Esistiamo se le persone che lavorano, ognuna di loro pensa che sia giusto collettivamente organizzarsi per contrattare anche le singole prestazioni. Se non c'è questo passaggio, cioè se le persone non si coalizzano tra di loro, il sindacato non esiste. Io non rappresento nessuno se quando vado a un tavolo di trattativa non posso dire che le persone che vado lì sono d'accordo con me, io ho discusso assieme a loro e che faccio richieste che loro sostengono, no? Senza il loro sostegno non vado da nessuna parte. Allora, io penso che qui ci siano alcune cose da cambiare sul piano sindacale. Primo, il problema è la frantumazione. Oggi io lo faccio, se volete, vi faccio un esempio su di me, così vi dà un'idea. Quando io, purtroppo, tanti anni fa, ho cominciato a lavorare, negli anni 77-78, per andare a lavorare, poi io ho fatto un lavoro operaio, sono andato a fare il saldatore in un'azienda, apprendista, poi sono diventato operaio, però io sono andato a un ufficio di collocamento. Cioè per trovare lavoro sono andato in un posto pubblico, ho detto che avevo bisogno di lavorare, ho detto che non sapevo far nulla e che quindi ero pronto a fare l'apprendista e l'ufficio di collocamento mi ha mandato a lavorare in un'azienda. Oggi tu sei di fronte al fatto, se uno pensa solo come funziona, se uno oggi deve andare a lavorare, cosa faccio? In quel caso lì ho visto che era un mio diritto il lavoro, no? E c'era una struttura che mi metteva in contatto. Oggi tu sei di fronte, in molti casi, che
sono tutte strutture private, poi sei di fronte, fatemela dire così, che adesso non è un diritto avere un lavoro, è un favore. Quindi tu sei di fronte al fatto che anche nella testa delle persone scatta il meccanismo che c'è una cultura del favore, non una cultura del diritto. Devi conoscere qualcuno, devi conoscere qualcun altro, non è detto che sei in grado di farlo. Con a volte, vi faccio degli esempi, io ho dovuto fare delle discussioni in alcune fabbriche, perché dove fanno delle assunzioni tu ti trovi a volte di fronte al fatto che quelli che lavorano lì chiedono di fare degli accordi per garantire che l'assunto sia il figlio di quello che lavora lì. Che io trovo sul piano sindacale che sia un'aberrazione, se io mi metto a fare accordi di quella natura lì, chi l'ha detto che ha diritto di lavorare solo il figlio di quello che lavora lì e quelli che non sono, quindi quelli che non hanno mai nessun diritto? A proposito di frantumazione o di logiche corporative che si possono determinare. E dall'altra parte il processo lavorativo è cambiato. Tu oggi hai tante attività che prima erano dentro la stessa impresa, cioè quando ho cominciato a lavorare io in un'azienda di 200 dipendenti, quando entravi dal centralinista al progettista avevano tutti lo stesso contratto, c'era un contratto nazionale dei metalmeccanici, tu se facevi degli accordi in azienda li facevi per tutti. Tu oggi sei di fronte al fatto che nello stesso processo produttivo ti puoi trovare che il centralinista non è più dipendente dell'azienda perché l'ha andato ad un'azienda esterna al limite cooperativa che ha un appalto. Poi ti puoi trovare i magazzini che li hanno dati fuori, non sono più dipendenti. Se ci pensate, la gente fa esattamente lo stesso lavoro che faceva prima, perché il processo complessivo produttivo non è cambiata. È cambiata chi lo controlla, la composizione, l'azienda. Quindi sei di fronte ad una frantumazione dei diritti delle persone che lavorano e del processo produttivo per ragioni che esternalizzo perché mi costa meno, perché al limite non gli applico il contratto, perché lo pago meno, perché lo metto precario. Chi controlla l'azienda o l'imprenditore che controlla tutto il processo è sempre lo stesso, ma è una frantumazione. Bene, il sindacato, cioè, questo io sono d'accordo, se io rappresento solo qualche piccolo pezzo di quel processo lì e non lo rappresento tutto, sono debolissimo, no? Perché non sono mai in grado di intervenire laddove vengono prese le decisioni. Se c'è un elemento di efficacia dell'azione sindacale è che una buona contrattazione la fai, oltre ad avere le persone che rappresenti, che stanno con te, che ti sostengono, perché gli altri lo sanno se tu parli a nome di qualcuno, se non parli a nome di nessuno, è se tu sei in grado di contrattare, di discutere con chi le decisioni le prende e se sei in grado quindi di poterti misurare all'altezza del luogo in cui le decisioni vengono prese. Allora, in questo caso, per venire alla domanda che tu fai, io vedo la necessità di un cambio appunto dell'organizzazione del sindacato, cioè deve essere la stessa categoria che è in grado di rappresentare tutte le forme di lavoro e devi far scattare una solidarietà anche interna, e il limite parte anche dal fatto che quelli che hanno qualche diritto in più si battono per estenderlo verso quelli che non ce li hanno. Io quando sono andato in azienda mi sono trovato, in quel caso lì, che avevo, no, potevo iscrivermi al sindacato, c'erano le assemblee, ero pagato, avevo le ferie, erano tutti diritti che quelli che avevano lavorato prima di me, che non avevano, avevano conquistato e mi sono trovato ad averli. Oggi tu ti trovi che sei in una situazione che molto spesso chi è giovane non solo è precario, ma non ha nessun diritto e non ha neanche l'idea di poter avere sostanzialmente dei diritti. In questo uno dei cambiamenti che secondo me andrebbe fatto è non solo riunificare questa rappresentanza anche dentro il sindacato, ma ad esempio 274 contratti nazionali di lavoro non hanno più ragione di esistere secondo me. Oggi in Italia ci sono 274 contratti nazionali di lavoro. Io penso che se tu vuoi, per quello che sta avvenendo, dovresti ridurre a 4-5 grandi contratti nazionali. Cioè fai un contratto per i lavoratori dell'industria, fai un contratto nazionale per i lavoratori del pubblico impiego, fai un contratto nazionale per i servizi, un contratto nazionale per i lavoratori dell'artigianato, in modo che una serie di diritti minimi, di orario, di salario, di prestazioni, siano garantite a tutte le forme di lavoro. E dentro a questo senso devi dare la possibilità a tutti di potersi sostanzialmente rappresentare. Quindi io penso che quello che tu ponevi è un problema, che c'è, non a caso. A essere onesti, quando dico che esiste una crisi della rappresentanza sindacale, perché in questi anni il numero delle persone che sono iscritte al sindacato sono diminuite, non è vero che è diminuito il numero dei lavoratori che per vivere debbono lavorare. Cioè le forme di lavoro salariato, seppur precarie, sono aumentate, mica sono diminuite, sia in Italia che in Europa. E se ci ragioni, nella storia sindacale non è vero che non hai affrontato questo tema. Cioè negli anni 50... pensate al lavoro bracciantile, era tutto un lavoro individuale dove c'era il caporalato, non è che, o se pensi a com'era il lavoro
nell'edilizia, dove anche lì avevi lavori a giornata, non è che nella tradizione sindacale non ci sia anche come ti organizzi quando hai una frantumazione del lavoro, una precarietà del lavoro. Oggi sei di fronte anche ad una situazione, se volete, ancora più alta, con una complicazione che è legata anche alle delocalizzazioni, sei di fronte al fatto che dentro all'Europa i paesi che sono messi in contrapposizione tra di loro a seconda dei salari, a seconda dei diritti, a seconda... quindi si è complicata la situazione e non sei più in una sola dimensione nazionale, ma sempre di più sei in una dimensione più ampia, ma dal punto di vista sindacale il problema che poni tu, secondo me, è il problema che in un qualche modo c'è. Poi c'è un altro passaggio, che da un certo punto di vista bisogna però anche arrivare, adesso fatemela dire così, non vuole essere una polemica, ma che anche chi è precario si deve un po' incazzare per cambiare la propria situazione, perché se non riparti anche dal fatto che uno prova a cambiare la sua condizione perché non l'accetta e prova a organizzare, certo ci vuole anche un sindacato che ti offra una sponda, che ti offra un sostegno, che ti dia una possibilità, ma se tu non riparti non è che c'è qualcuno che per te ti cambia la tua condizione, capisci? E il tentativo adesso, se penso alla gravità della cosa che ha fatto la Fiat, ma quindi anche delle politiche che hanno fatto in Italia, l'articolo 8, la modifica dell'articolo 18, io vedo, e di questo c'è poca consapevolezza a volte dentro il sindacato, ma anche nel mondo politico che dovrebbe occuparsi di questioni del lavoro, sei di fronte al fatto che il sistema che si vuole ridisegnare è un sistema che non accetta più la contrattazione collettiva come strumento per negoziare i rapporti di lavoro. E sei di fronte, secondo me, ad una tendenza che prova a rendere individuale tutti i contenuti della prestazione lavorativa, dall'orario al salario, e ha una dimensione che non c'è più il sindacato generale o i lavoratori, in questo caso, se vuoi, metalmeccanici. Cioè, vi faccio questo esempio perché rende, poi sto zitto. La categoria dei metalmeccanici, cioè è metalmeccanico un ingegnere che lavora in un'azienda informatica ed è metalmeccanico l'operaio siderurgico. A tutti e due viene applicato il contratto metalmeccanico. E fin dall'origine la caratteristica della FIOM, nata 112 anni fa, fin dall'origine nasce chiamandosi Federazione Impiegati Operai Metallurgici. Non è nata come sindacato di mestiere, cioè non è nata come il sindacato dei saldatori, il sindacato dei tornitori, il sindacato dei carpentieri, il sindacato degli ingegneri, no. Si è posta il problema che doveva rappresentare tutte le professionalità che c'erano come professionalità e che quindi uno doveva avere il diritto di essere, tra virgolette, metalmeccanico, a prescindere dall'impresa in cui era e dalla dimensione in cui aveva. E da lì nasce l'idea quindi che devi collettivamente organizzarti, devi avere anche un contratto che, pur avendo al suo interno declaratorie, profili che sono in grado di riconoscere il lavoro che fa un ingegnere dal lavoro che fa un operaio anche in termini di contenuti e di contratto, ma li devi tenere assieme. Questa logica che ha portato poi ai contratti nazionali, ad un sistema di relazioni di un certo tipo, oggi è quello che vogliono spazzare via. Ma se la guardi dal punto di vista delle imprese e la logica di Fiat che esce da Confindustria, esce dal contratto nazionale, disdetta tutti gli accordi, fa dei regolamenti, introduce il concetto che lei che sceglie i sindacati e via di questo passo, non sei solo di fronte a uno cattivo, diciamo così, no? Che ce l'ha con la FIOM, non l'hanno descritto così, ma il punto vero è che usa la crisi, la riorganizzazione del gruppo Fiat per ridisegnare il sistema di relazioni sindacali, dove il rapporto torna ad essere un rapporto puramente individuale tra l'azienda e l'imprenditore, non c'è più nessun soggetto in mezzo che possa negoziare a nome dei lavoratori e allo stesso tempo dice a te, lavoratore, che tu non solo le tue braccia, ma anche la tua testa, il tuo tempo lo devi dare all'azienda e che gli obiettivi dell'impresa debbono diventare non obiettivi dell'impresa, ma obiettivi che tu condividi, sostieni, fai propri e ti devi identificare nell'impresa. Guardate che una cosa di questo genere, perché è antidemocratica? Perché cancella la soggettività delle persone. In una dinamica così, tu come persona, come lavoratore, non esisti mica più, esisti solo in funzione del ruolo dell'impresa. E quindi non è più riconosciuto che tu hai un tuo spazio, una tua autonomia che può discutere con l'impresa. Hai un interesse anche tu che un'impresa funzioni bene, faccia dei buoni prodotti per poter lavorare, ma sei anche una persona che ha dei diritti, che ha una sua soggettività, che ha un suo modo e la contrattazione, il sindacato dovrebbe essere quello strumento che ti permette di realizzarlo.
Allora, l'esempio che tu fai, secondo me, NIDIL, per tornare a quella cosa lì, NIDIL, precarietà, secondo me è un modo sbagliato con cui il sindacato ha tentato di affrontare un problema che aveva. Con un po' di tempo dovrebbe arrivare a questo punto, perché se è vero, io adesso non ho guardato, ma che qualcosina è cresciuto, però guarda che sono cresciuti molto di più i precari che non i precari iscritti a un sindacato, no? Quindi questo dovrebbe far riflettere che non è quella, e in più non hai ridotto la precarietà, è aumentata la precarietà in questo periodo, e quindi non sei adeguato ad affrontare quella situazione lì, e molto spesso quelli sono i rapporti di lavoro più deboli, e se non sono quelli che stanno meglio, che a un certo punto sono pronti a far solidarietà e battersi perché quelli che stanno peggio abbiano più diritti, tu sei sempre più debole. Il ricatto che oggi c'è verso la precarietà è: non ti va bene, lì c'è la porta e ne prendo un altro, perché chi viene a lavorare al tuo posto anche a un euro in meno ne trovo una fila finché voglio con i livelli di disoccupazione che ci sono. E quindi anche gli strumenti che tu devi mettere in campo hanno altre caratteristiche. Qui arriveremmo anche al reddito di cittadinanza, un nuovo sistema di tutela di diritti universali se fronti quel tema lì. Però, per tornare alla tua domanda, secondo me sì, c'è bisogno di un cambiamento del sindacato. Ma qui emerge un altro tema, sia dentro la CGIL, sia con CGIL e CISL e UIL, che la banalizzo, ma è così. Uno dei punti di diversità che c'è nella discussione sindacale è sul ruolo del sindacato. Ma prendendola seriamente, adesso io su tante cose che dice la CISL e UIL non sono d'accordo, ma se vado a vedere la sostanza, di fronte a tutti questi processi, cosa hanno determinato? Che la contrattazione collettiva ha ridotto i suoi ambiti, no? Contratti molto meno, porti a casa molto meno, le imprese non accettano. Quindi c'è una teoria che di fronte a quello che sta avvenendo, la globalizzazione, il mercato, tutto quello che sta succedendo, c'è chi pensa che il ruolo del sindacato non debba più essere quello di contrattare la prestazione lavorativa in quanto tale, ma debba in un qualche modo diventare un soggetto che gestisce assieme alle imprese il cambiamento, e quindi che può essere quel soggetto che organizza una serie di servizi di cui i lavoratori possono aver bisogno, ma che non mettono in discussione il sistema in quanto tale attraverso un'azione di contrattazione, no? Faccio degli esempi. Nella storia sindacale, adesso non so, le 150 ore per il diritto allo studio, una organizzazione del lavoro che superava la catena di montaggio se era possibile, la gestione degli orari, la riduzione degli orari dove facevi i turni, è stata oggetto di contrattazione, no? Sono stati i lavoratori e il sindacato che contrattando hanno migliorato quelle condizioni lì. L'organizzazione del lavoro, chi l'ha detto che l'unico modo di organizzare il lavoro è che ci deve essere un capo, poi un altro capo, ci devono essere le gerarchie e non dei gruppi di lavoro e non forme, no? Di questi argomenti che negli anni migliori del sindacato in Italia, che sono stati dagli anni 60 fino, diciamo, lì alla fine degli anni 70, cioè le conquiste più importanti le hai fatte in quegli anni lì, nei momenti di unità più alta dei lavoratori e dei sindacati, il pezzo che riguardava l'organizzazione del lavoro e quindi anche la qualità, lo slogan la salute non si scambia con nulla e quindi la necessità quindi di migliorare le condizioni, di far fare gli investimenti, nasce da una storia di contrattazione dove il sindacato cos'era? Era quella roba lì, e non a caso ti eri organizzato per avere i consigli, no? Cioè eri arrivato al punto che in una fabbrica ogni 30-40 lavoratori eleggevano un delegato che a nome loro andava a contrattare la condizione, addirittura lo leggevi su scheda bianca, non era di questo o di quell'organizzazione, erano i lavoratori che in modo democratico e autonomo eleggevano un loro rappresentante per andare a contrattare. Adesso sei all'opposto, che questo sistema ce l'hanno le imprese. Se tu guardi come sono strutturate le imprese, anche grandi, io vedo Fiat, sei di fronte al fatto che ogni 10, 15, 20 persone hanno un team leader, un sotto team leader, e sei di fronte al fatto che molte volte i lavoratori, se hanno un problema, fanno prima parlare con la struttura dell'azienda che non con un delegato sindacale che non si capisce dov'è, dove è stato eletto, in quanti sono, perché se tu sei delegato sindacale di 1000 persone puoi fare quello che ti pare, ma non è che riesci, non sei Mandrake, no? Non sei Goldring, non sei in grado di poter affrontare una situazione di questo genere. Allora, da questo punto di vista io dico, sta passando l'idea, in particolare nella CISMA, secondo me uno dei temi da discutere anche in casa CGIL, in cui il ruolo del sindacato non è più questo, perché devi ridurre il danno se vuoi, ma ci sono una serie di scelte che sono, non devi rompere le balle più di tanto a discutere del modello organizzativo, contrattuale, alle scelte dell'impresa. Quindi diventi un elemento che attraverso la bilateralità cosa fai? Gestisci la formazione, gestisci le assunzioni, cioè cambia anche la natura sostanzialmente del sindacato. Una delle cose, secondo me, se si vuol parlare di lavoro, di nuovo modello di sviluppo, è fare in modo che le persone, i lavoratori, tornino
a potere, se vogliono, essere soggetti che discutono e che contrattano la loro condizione dentro la fabbrica e anche che cosa produci, perché lo produci, come lo produci, con quali scelte, in quale modo, e che forme di democrazia e di partecipazione abbiano questa caratteristica. Cioè la partecipazione in un'impresa non è avere qualche azione, non cambia nulla, cioè uno può avere anche più soldi, ma non è quello il punto che ti permette. Secondo me la vera partecipazione è se io ho degli spazi in cui posso discutere come lavoro, come si prendono le decisioni, se accresco la mia professionalità, se posso realizzarmi maggiormente, se il miglioramento del funzionamento dell'impresa al di là del prodotto che faccio è frutto appunto del lavoro, se ho un diritto di formazione, se ho un diritto di aumentare le mie conoscenze, tutti temi che generalmente non sono mai oggetto di discussione e che molto spesso sono diventati invece elementi. Tutto questo secondo me il sindacato, se vuole reggere, ha bisogno di cambiare, ma come vedi questo determina però un punto. Che anche il sindacato o i sindacati, perché ce ne sono tanti, io parlo della FIOM e della CGIL, o diventano strumenti, diciamo così, organizzazioni democratiche, o se no non riescono a cambiare in questo modo. Perché le fasi più avanzate, anche di miglioramento e di intervento, nasceva da un rapporto anche democratico sostanzialmente con le persone che tu rappresentavi. E con un'autonomia quindi delle persone che rappresentandosi contrattavano le loro condizioni. Ma tu dicevi che non necessariamente sono poi le singole leggi o le singole riforme del lavoro che portano a certi risultati anche di, diciamo, di riorganizzazione economica e di impostazione dell'impresa. Però è anche vero che quello che dicevi a proposito della CISL, se non sbaglio, è in parte anche frutto della legge 30 che prevede, per esempio, se non ricordo male, per il sindacato un ruolo di intermediazione per il lavoro, comunque tutta una serie di... cioè un percorso che sta anche quindi chiaramente il piano del... il perimetro che si costruisce intorno al lavoro, che è anche un perimetro di leggi fatte, di leggi scritte, ma anche un perimetro legato agli indirizzi politici, e risulta essere un problema nel momento in cui le forze politiche non rappresentano più o tendono a non rappresentare il mondo del lavoro e tutte quelle problematiche. Penso anche a una vostra battaglia, che è la legge sulla rappresentanza, no? E se nessuno la fa, se nessuno in Parlamento la promuove, ma non solo in Parlamento, io penso anche nella società, nelle piazze, anche fuori dai luoghi di lavoro. E in questo senso non credi che la FIOM, in generale anche la CGIL, i sindacati abbiano un problema oggi trovandosi in una società in cui la parte politica, quindi uscendo fuori dal posto di lavoro, non riesci a dare rappresentanza o a organizzare i cittadini intorno a certe questioni? No, questo problema della non rappresentanza del lavoro è un problema serio, e questa cosa che tu dicevi della legge sulla rappresentanza altrettanto. E io dicevo questo, la cosa che io volevo dire, poi tu dici una cosa giusta, cioè per cambiare questa situazione c'è bisogno di cambiare anche delle leggi che in questi anni sono state fatte, c'è bisogno di farne delle nuove, quindi ci vuole anche un ruolo del Parlamento e della politica che affronti questi temi in modo diverso. Io su questo sono d'accordo. Quando dicevo non è solo un problema di leggi, perché volevo dire, adesso lo dico meglio, questo ragionamento, cioè che secondo me la vera lotta alla precarietà, al di là del cambiamento delle leggi che sono assolutamente necessarie, secondo me la vera lotta alla precarietà è battersi perché si possa affermare una libertà nel lavoro che permette alle persone di realizzarsi. Cioè la vera domanda, secondo me, non solo di non essere precario, è quello non solo di poter avere una stabilità nel lavoro, ma anche di poter fare un lavoro che mi permetta di avere un'autonomia e di avere degli spazi non solo di crescita, ma anche in cui possa. No? Quindi, e se ragiono sul fatto che la precarietà è stata uno degli strumenti che ha permesso di un determinato sviluppo economico, perché a quel punto lì tu la competizione l'hai tutta giocata non sul come organizzavi meglio il lavoro, se la produttività cresceva da una diversa organizzazione del lavoro, ma semplicemente perché potevi tenere bassi i salari, far lavorare molto, avere lavoratori precari, pagarli meno, sostituirli. Allora, in questo senso. Dopodiché la cosa che tu stai dicendo, io condivido
Sono state fatte in questi anni una serie, sono stati assunti una serie di provvedimenti legislativi che andrebbero assolutamente cambiati. Io mi permetto di dire, sono anche in contrapposizione con i principi della nostra Costituzione. Perché nel momento che tu dici che la nostra Costituzione è una Costituzione che, come si dice, è fondata sul lavoro. Cioè, se uno ti ragiona, no, non dice che è fondata sull'impresa, dice esplicitamente che è fondata sul lavoro. Quindi dovrebbe essere, diciamo così, un vincolo per entrambi pensare a provvedimenti legislativi che sono in grado di affermare di essere coerente con questi principi costituzionali. In questi anni tu hai avuto cose contrarie. Pensa non solo alla legge che tu dicevi, parte dal pacchetto Treu, alla legge Biagi, ma anche quello che stanno discutendo in queste ore. Adesso io non ho capito modo per andare incontro, ma se l'idea è che in quella fase qui tu devi rendere ancora più semplici togliendo qualsiasi ragione all'assunzione dei contratti a termine, tu stai liberalizzando ancora di più la precarietà, non è che la stai riducendo. E pensiamo alle ultime leggi, che cosa hanno fatto non a caso? Non solo non hanno fatto la legge sulla rappresentanza, ma hanno modificato l'articolo 18, che è vero, e diciamo a tutti non hanno l'articolo 18, ma vi garantisco che adesso sei di fronte al fatto che con la modifica che è stata fatta ti trovi di fronte a una nuova casistica di licenziamenti che prima non era possibile, che è il licenziamento per ragioni economiche. Io sono andato in aziende di 100, 150, 200 dipendenti dove l'impresa ne licenzia 2, 3, 4. La motivazione è: mi è calato il fatturato, nel tuo settore prima avevo da lavorare, adesso non ce l'ho. Generalmente, adesso consentitemi una battuta, quelle che ho frequentato io generalmente erano o delegati della FIOM o iscritti della FIOM, no? Per ragioni economiche avevano però un obiettivo, diciamo così, particolare. Però questo è un elemento che è aumentato. E da questo punto di vista, quello che doveva essere, diciamo così, un diritto, cioè che non potevi licenziare se non per una giusta causa, in realtà sta aprendo non a un aumento di occupazione. Poi, se pensi al provvedimento che è stato assunto in Italia dal governo Berlusconi quando era ministro Sacconi su richiesta della Fiat, il famoso articolo 8, guardate che è stato introdotto in Italia per legge uno strumento che dice che a livello aziendale l'impresa può fare degli accordi con i sindacati e questi accordi possono derogare nei suoi contenuti sia alle norme dei contratti nazionali sia alle norme di legge. Guardate che questa qui è grossa, perché il contratto collettivo, per come è fatto adesso, visto che non c'è una legge sulla rappresentanza, è un contratto tra privati, no? Io comunque rappresento quelli che sono iscritti, rappresento una parte, non è che il mio accordo di per sé vale per tutti. No, perché non ce n'è. Quindi se un accordo tra privati, anche su materia del lavoro, può derogare alla legge, cioè può derogare alla legge sugli orari, alla legge sulla sicurezza, e vale, vuol dire che non c'è più la legge. Cioè vuol dire che a quel punto lì la legge non c'è più. Se le leggi sono derogabili, sei alla fine delle leggi. E se addirittura sono derogabili da privati, e addirittura è l'impresa che può chiedere, infatti cosa sta succedendo? Sta succedendo adesso, non so adesso nel settore dove al limite andrete a lavorare voi, lo conosco meno, mi dicono che è abbastanza destrutturato anche quello da quello che mi raccontano, ma se io guardo quello che sta succedendo a imprese, che cosa fanno? Disdettano tutti gli accordi aziendali. Accordi aziendali vuol dire che ci sono 20, 30, 40 anni di contrattazione che tu hai fatto in aziende in aggiunta al contratto nazionale, ti disdettano tutti gli accordi. Tutti, e poi ti dicono: se volete continuare a lavorare qui, ridiscutiamo tutto. E a quel punto lì, sai, non è proprio il massimo, non riesco a spegnere questa cosa e continua a suonare, è un disastro. ed è una cosa sostanzialmente che sta avvenendo in modo molto diffuso. E questo elemento, io credo certo che bisognerebbe rifare una legislazione, cioè ripristinare l'articolo 18, cancellare l'articolo 8 e arrivare a una legge sulla rappresentanza. Una legge sulla rappresentanza che oggi non c'è e che nelle imprese, né in realtà i sindacati hanno mai voluto, perché la verità è questa, cioè se uno fa la storia, in Italia anche per tanto tempo CGIL e CISL e UIL una legge sulla rappresentanza non l'hanno mai voluta. Perché pensavano che le questioni sindacali dovevano essere questioni che si comunque regolavano tra le parti, no?
E in questo caso sei però di fronte a, alla necessità, secondo me, di cambiare anche in questa prospettiva. E cioè di arrivare a farla una legge sulla rappresentanza. Ci sono molte resistenze, perché senza la legge sulla rappresentanza intanto le imprese possono scegliere loro il sindacato che vogliono. E dall'altra parte... Ah, grazie. No, sono riuscito a spegnerlo forse. E dall'altra parte secondo me c'è sempre stata una paura nel nostro paese all'autonomia e all'unità delle organizzazioni sindacali. Perché un soggetto sindacale che è autonomo, che è indipendente, meglio più che autonomo, che è indipendente, cioè che non si fa rappresentare da nessuno, ma alla pari discute con tutti i soggetti e quindi non deve rispondere a questo o a quella forza politica, ma lo fa nel rappresentare gli interessi delle persone che lavorano o che vuoi rappresentare, ha sempre fatto un po' ombra, no? Perché può togliere spazio, perché cambia. Non a caso in Italia non ci sei mai arrivato a quel punto lì. L'Italia ha diversità di altre situazioni, se pensi alla Germania, ci sono altre storie, ma è una storia di sindacati confederali e di pluralismo sindacale. Non esiste un sindacato, esistono delle organizzazioni sindacali, addirittura adesso stanno anche aumentando le forme di organizzazione sindacale, no? Quindi da questo punto di vista penso anch'io che una battaglia per rimettere al centro il lavoro, dargli dignità e combattere la precarietà vuol dire anche una nuova legislazione del lavoro, cioè andrebbe proprio cambiata questa legislazione del lavoro. Allo stato attuale ci vorrebbero i numeri, le forze per poterlo fare, molto spesso quelli che sono in Parlamento non hanno molto rappresentato il lavoro, ecco, hanno rappresentato di più gli interessi delle persone, delle imprese più che del lavoro. Ecco. Non voglio avere il monopolio delle domande, per cui volentieri, se ci sono domande dal pubblico, c'è il ragazzo. E aspetta che cerchiamo di far girare il microfono, poi c'è anche lui, giusto? Un secondo, solo... Aspetta. Grazie, se ci aiutate. Grazie mille. No? Sta arrivando una persona, comunque deve premere a lungo. Registra ma non si sente. Si sente? Sì. Dunque, lei faceva l'esempio del lavoro come favore invece che come diritto, no? E la sua esperienza nell'ufficio di collocamento e nell'impresa. E a proposito proprio di questo che si potrebbe un po' definire come costruzione del sentimento di diritto ad occupare uno spazio fisico o un posto nel mondo, io mi chiedevo quale dovrebbe essere questo meccanismo per ricostruirlo, cioè io penso che sia un fatto legato non solo alla dimensione delle lotte sindacali, ma che affonda un po' le radici nella dimensione culturale di un popolo. E cioè io mi chiederei perché di quella frammentazione di cui lei parlava, di quella frammentazione sociale di cui lei parlava, e cercherei di ricostruire quella coesione un po' più a monte, forse nella formazione, nelle scuole, nelle università e soprattutto anche con questi mondi, con questo mondo. E anche perché ormai io credo che la figura del lavoratore non è soltanto quella dell'operaio, comunque non è più separata dalla figura dello studente, per esempio, lo studente lavoratore, quindi ecco, mi chiedo quale dovrebbe essere questo meccanismo per ricostruire. Ne raccogliamo qualcuna così. Okay. C'è lui e poi lui. Allora, lei prima parlava della necessità di una strategia industriale, di un piano di investimenti, eccetera eccetera, in sostanza di mettere soldi. È chiaro che non devono essere solo privati ma devono essere pubblici,
Come si concilia questo con il fiscal compact, con il patto di stabilità interno, con tutta una serie di politiche invece che in Europa stanno andando verso una direzione completamente opposta, sembra a me. E poi volevo sapere quale può essere il meccanismo per evitare quello che è successo a Pomigliano, quindi non so se una riforma dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, o cioè per evitare che chi non voti sì al referendum non possa poi in sostanza partecipare alla contrattazione, partecipare, no, al processo, eccetera, eccetera. Queste due domande, insomma. Di fronte ai dati che attestano il fallimento della logica meno diritti, che quelli che loro chiamano tutele, più lavoro, è possibile che non si riesca ad affermare un modello produttivo differente e un modello di organizzazione del lavoro differente? Penso alle decine di tipologie contrattuali, penso al costo del lavoro precario che è ancora inferiore al lavoro a tempo indeterminato. E collegandomi al sindacato, secondo lei è possibile ripensare il sindacato in una funzione nuova, propositiva nell'imposizione di un nuovo modello di sviluppo? Indicare, suggerire alle imprese cosa produrre e come produrre, che è una funzione nuova ma che richiama la funzione primaria del sindacato, che è quella di tutelare il lavoro, ma tutelare il lavoro di chi ce l'ha e favorire la possibilità a chi non ce l'ha di averlo un lavoro. Ecco, un sindacato che sia propositivo nell'affermazione di un nuovo modello di sviluppo. E se me la permette una provocazione, la CGL indipendente è una CGL che non si fa rappresentare al PD, visto che parlava di un sindacato indipendente che non si fa rappresentare, visto pure il segretario che hanno appena eletto, no? Se l'affermo io non conta nulla, vediamo se l'afferma lei, se conta di più. Grazie. Vabbè, vado un po' nell'ordine che mi viene. Sì, rispetto fiscal compact, eccetera, io sono contrario, penso che sia stato un errore quella cosa lì. Aver introdotto in Italia il pareggio di bilancio, io penso sia una follia pura. Perché se non a caso, mi permetto di dire, una delle cose che adesso stanno discutendo tutti, e ho visto che anche il nostro Presidente del Consiglio sta andando a discutere, perché uno degli elementi che si sta determinando in Europa è una discussione che i cordoni della borsa così tirati e stretti rischia di far saltare l'Europa, per come è stata costruita solo sulla moneta. Ci siamo? Faccio l'esempio, addirittura in Germania, che ci saranno le elezioni il 22, la Germania ha avuto un ruolo, diciamo così, molto importante nell'affermare un'Europa solo sulla moneta, ma addirittura alle elezioni politiche mi risulta che ci sia un candidato ex presidente di Confindustria, diciamo così, che si candida e addirittura dalla Germania pone il problema di costruire un'Europa dove ci siano due euro diversi, l'euro del nord, cioè quelli che stanno meglio, e l'euro del sud, per sostanzialmente per i poveri. Quindi io penso che noi siamo di difendere attraverso il fiscal compact o le cose che hanno fatto l'Europa che hanno costruito fino adesso, secondo me è una follia, perché rischia che l'Europa esploda, non perché lo dice Grillo o qualche pazzo di turno o qualche persona che ha questa idea, no? Che può essere... No, perché le diversità sono talmente grandi e le diseguaglianze sono talmente grandi che rischia di non reggere questa situazione. Cioè, per assurdo, la Grecia e la Germania sono le due facce della stessa medaglia. Esisteva la Grecia e l'hanno tenuta in piedi per un certo punto perché, siccome non aveva una struttura industriale, a chi esporta, pensa la Germania, ha bisogno anche di paesi che importano, perché sennò lei a chi esporta? E da questo punto di vista, secondo me, la ripresa di investimenti pubblici è uno dei temi, perché questo problema di avere anche piani europei, cioè la discussione che facciamo prima, cioè ce l'hai in Europa il problema
di un livello di parco auto che inquina troppo e che devi riaffrontare. Guarda anche tutti i settori pubblici. Hai un problema se hai o no dei piani anche europei sull'energia rinnovabile. Io vi faccio gli esempi di cose che riguardano. Se tu prendi le navi in Europa, e lo dico perché l'Italia, che è una penisola, potrebbe pensare che può fare tante cose sfruttando il mare, no? Ma sei di fronte al fatto che se prendi anche quel settore lì, così come se prendi il settore, se vuoi, degli autobus o di altri mezzi, sei di fronte a navi vecchissime che inquinano in modo drammatico, e quindi tutto un problema, ad esempio, quando si parla di riconversione ecologica dell'economia, cioè di riprodurre delle cose, processi di questa natura, se non ci sono anche soldi pubblici, non sono in grado le singole imprese, anche quelle buone che le vogliono fare, di poterle fare. Perché se il ragionamento è semplicemente il profitto a breve e devo semplicemente aumentare il mio valore delle azioni, non faccio investimenti di questa natura, no? Un privato non è in grado di fare. Negli Stati Uniti, che per molto tempo hanno fatto cose di questo genere, si sono trovati a un certo punto con tutta una serie di strutture, dai ponti alle ferrovie, messe malissimo. Adesso una delle cose che in un paese non certo di origine socialista o che si chiama, stanno pensando a una quantità di investimenti fortissimi. Lì c'è anche un problema del ruolo delle banche, perché quello che sta succedendo adesso in Giappone o anche negli Stati Uniti, dove le banche centrali non hanno solo il problema di difendere e tenere bassa l'inflazione, ma si sono poste anche il problema di ridurre la disoccupazione, quindi di mettere soldi o di fare delle cose che rilanciano gli investimenti, è uno dei temi che abbiamo di fronte. Allora, dentro a una discussione dove secondo me va rivisto anche il sistema europeo, va costruito in Europa, e scelte di natura di questo genere ci stanno portando, se non si interviene ad una logica pesantissima, perché io continuo a pensare che se non c'è anche una ripresa degli investimenti pubblici e anche privati, ma anche pubblici, non solo non indirizzi l'investimento, ma non crei dei nuovi posti di lavoro e non difendi neanche quelli che hai. Poi mi rendo conto che non è semplice o facile, cioè non è che adesso uno dice, sai che c'è il singolo Stato da solo, non è in grado di modificare regole. Il punto però è se in Italia o lo Stato italiano o la politica italiana si pone o no l'obiettivo di svolgere un ruolo in Europa e nella politica europea per battersi in una certa direzione per cambiare determinate cose, cosa che fino ad ora non c'è stato. Anzi, se ci pensate, il periodo di Monti, adesso nessuno sta cambiando, è stato utilizzato per dire quello che si doveva fare in Europa per stare dentro alle regole stabilite, il taglio delle pensioni, tutto quello che è avvenuto. No, motivavano a noi che ce lo chiedeva l'Europa, e loro andavano in giro per l'Europa per dimostrare come erano bravi, che facevano quadrare i conti. Poi se aumenta la disoccupazione, se la gente non ce la fa più, se la gente si ammazza, se la gente va in giro e comincia a sparare, se la gente impazzisce, questo viene considerato un fatto che non c'entra con quello che sta succedendo. Non è mica così. Io non è che giustifico questi atteggiamenti, ma io ve la dico per come la percepisco e vedo una distanza. Io girando, parlando, un livello di insicurezza delle persone, ma a volte anche, fatemela dire, di incattivimento nei rapporti tra le persone, quando arrivi che la mia esistenza è legata al fatto se tu non mi rompi le scatole o non mi rubi il lavoro, determina davvero una situazione, secondo me, insostenibile. E questo non è una cosa di cui la politica non si deve occupare. C'è il problema della coesione sociale, e in questo senso io penso che questo sia assolutamente un tema che deve essere affrontato, e che il problema, a proposito, per tornare alla domanda, di lavoro fare di non sviluppo, questo è un elemento decisivo. Pensate alla follia adesso non solo del pareggio di bilancio e del fiscal compact, ma addirittura del patto di stabilità. Cioè adesso tu hai, io la prima volta che non capivo cos'era, poi ho parlato con qualche amico sindaco, quando uno ti dice scusa, ma anche comuni non grandi, 7, 8, 10 mila abitanti, che però hanno centinaia che hanno degli euro e che non li possono spendere, perché sennò vanno fuori dal patto di stabilità. Capite che è una follia totale? In un paese dove sei di fronte al fatto che sul piano ambientale, delle scuole, delle e che se mettessi assieme quelle risorse lì ed altri, potresti fare dei piani che ridanno lavoro, rimettono in moto l'economia, fanno ripartire qualcosa. Ecco, allora, tutti questi vincoli, secondo me, non sono vincoli che stanno in piedi. In questo, dopo se non ti vado a trovare i soldi, il problema della tassazione della rendita finanziaria, dell'istituzione anche di forme di patrimoniale sulla ricchezza, secondo me sono invece temi che vanno assolutamente affrontati. In Italia e in Europa sono altri temi che vanno assolutamente affrontati, che sono un modo alternativo di affrontare quegli elementi lì, di porsi il problema anche di come ridurre i debiti, ma dentro un elemento di solidarietà.
L'altra questione su Pomigliano, sì, io penso, lo dico, se ci fosse stata una legge sulla rappresentanza, la Fiat quello che ha fatto non poteva farlo. Cioè, se la legge sulla rappresentanza diceva che sono i lavoratori che si scelgono i delegati e che i contratti per essere validi debbono essere approvati liberamente dai lavoratori, non sotto ricatto, perché io la cosa che ho trovato folle anche nella politica è quella di considerare che il referendum di Pomigliano e di Mirafiori, tra l'altro gli unici che sono stati fatti in Italia, erano referendum liberi. Cioè, che concezione della democrazia ha uno se pensa che un lavoratore che gli viene detto mi dici di sì o ti chiudo la fabbrica, è libero di dire quello che pensa? Perché un conto che dice, sai, mi dici di sì o di no, se mi dici di sì c'è l'accordo, se mi dici di no si riaprono le trattative per trovarne un altro. Allora sono in una situazione di libertà. Ma se il ricatto è o mi dici o fai quello che dico io o ti chiudo la fabbrica, uno non è che è proprio così libero di dire quello che pensa, ci siamo? E se ci pensate, l'unico luogo in cui si è votato è stato Pomigliano e Mirafiori. Perché ad esempio la Fiat, quando ha esteso quel modello lì a 80.000 dipendenti, non ha accettato la proposta fatta dalla FIOM, facciamo votare gli 80.000 dipendenti per vedere se sono proprio tutti d'accordo. Oppure in questi anni gli accordi separati, le leggi che hanno fatto sulle pensioni, sul mercato del lavoro, non sono mai state sottoposte al voto delle lavoratrici e dei lavoratori. Vorrei ricordare che in altre fasi, pur accordi complicati o leggi non entusiasmanti, ma la riforma delle pensioni che fu fatta nel 1995, che cominciò a tagliare per i pubblici dipendenti, fu oggetto di un referendum tra i lavoratori privati e pubblici. A maggioranza quel referendum passò e il sindacato firmò. Gli accordi fatti nel 1993 sulle regole contrattuali furono oggetto di una votazione tra i lavoratori. La caratteristica degli ultimi 5 anni, dal 2008 a venire ad oggi, è stata invece che l'unica possibilità, io la guardo ai metalmeccanici, dove c'è stato il referendum è stato Pomigliano e Mirafiori. Dopo non si è mai più potuto rivotare nulla. E neanche nel settore dei metalmeccanici, dove hanno esteso le logiche della Fiat a tutti, hanno fatto un accordo con 2 organizzazioni che rappresentano la minoranza degli iscritti e non hanno la possibilità di andare avanti. Io mi auguro, qui c'è una responsabilità della politica, perché le persone sono rimaste da sole, sono state lasciate sole. Quando la politica di fronte al referendum l'unica cosa che è capace di dire è che cosa farebbe se fosse un operaio, capite che non sta svolgendo il suo ruolo, Perché uno che fa politica o il governo interviene al limite per fare una mediazione, per impedire che si trovi in... Non è un problema del lavoratore di Pomigliano se la Fiat è ancora in Italia o no, non puoi scaricarlo su di lui, non è una sua responsabilità. Lui più di lavorare che cosa può fare? E nelle sue... Dipende da lui o dipende dalla sua attività? Dopodiché qui se ci rifletti sei di fronte a un'altra situazione che si è dimostrato, secondo me, la dico così perché così la penso, è riuscito a prendere in giro non la FIOM, tutti. Quali investimenti ha fatto? Noi siamo di fronte al fatto che dei famosi 20 miliardi di investimento non ci sono più, quel piano Fabbrica Italia non esiste più, intanto lui si è portato a casa tutto e tu sei di fronte al fatto che adesso addirittura sta andando in Inghilterra perché così paga meno tasse, sta spostando le produzioni negli Stati Uniti, gli investimenti a fare da un'altra parte e noi siamo a rischio che nel giro di qualche anno saltano le produzioni in Italia, salta tutto il settore della componentistica industriale, nel silenzio più totale. Perché quando tu dici il governo convochi, discuta, intervenga come hanno fatto altri paesi, in Germania, in Francia, cioè se tu pensi, l'esempio Stati Uniti secondo me è emblematico in questa direzione. La Chrysler non è stata salvata con i soldi della Fiat, perché la Fiat non ha tirato fuori un euro, è stata salvata con i soldi dei lavoratori che avevano il fondo sanitario e pensioni che l'hanno messo lì dentro, se no perdevano tutto, non solo il lavoro ma anche la pensione e la sanità. E con i soldi pubblici che ci ha messo Obama. Poi Obama ha chiesto di avere indietro i soldi, ha chiesto le tecnologie. Buona parte della quota azionaria che la Fiat ha aumentato dentro a Chrysler è perché le tecnologie più avanzate che aveva in Italia, le ha portate negli Stati Uniti, l'auto elettrica, i motori ibridi, ingegneri bravi, gruppi di lavoro di ingegneri da Mirafiori sono stati contattati per dirgli vuoi continuare a fare il tuo lavoro, vai negli Stati Uniti perché in Italia quel lavoro qui, gli investimenti non li facciamo più. Quindi a un certo punto di vista là c'è stato un ruolo pubblico, Il pubblico, lo Stato, ha tirato fuori i soldi per salvare le imprese e ha imposto a quelli lì di ridarli lì indietro, ma anche di fare investimenti per fare auto che inquinino meno, modelli che siano più bassi e tecnologie di questa natura. L'Italia tutto questo non l'ha fatto. E siamo di fronte al fatto che non c'è neanche una legge sulla rappresentanza. Anzi, siccome quegli accordi che aveva fatto derogavano alle leggi e ai contratti e quindi erano anche lesivi di diritti, il governo Sacconi ha fatto la legge per dire che quegli accordi lì erano validi. Era stato come quando Donat Cattin aveva alzato i livelli
per dire quando l'acqua era potabile o no, vi ricordate, non so, io sono più vecchio di voi, ma tanti anni fa c'era un certo punto che c'erano dei livelli in qualche quadrato e loro per legge hanno alzato i livelli, così ciò che non era potabile è diventato potabile, no? Hanno fatto la stessa cosa. Allora io dico, questo è un tema, tieni conto che su questo argomento la battaglia che abbiamo fatto in questi anni anche giuridica cosa ha portato? Che il 2 luglio ci sarà la Corte Costituzionale che si deve pronunciare, perché ci sono state una serie di tribunali che hanno detto, a proposito se è giusto, se è applicato bene o no lo statuto dei lavoratori in questo Paese, che è un punto che si deve pronunciare la Corte Costituzionale. Io però allo stesso tempo non lo so come si pronuncerà, ma c'è un problema di arrivare ad una legge. E io penso che una legge sulla rappresentanza, che vincola naturalmente il sindacato, se ci fosse una legge sulla rappresentanza e liberamente i lavoratori votano, e anche se pensano l'opposto di quello che penso io, devo accettare il loro verdetto. E io firmerei gli accordi in una situazione di democrazia di legge, dove un lavoratore liberamente può decidere, senza ricatti, e io se accetto quella regola lì, devo anche firmare accordi che non mi piacciono, se la maggioranza dei lavoratori votando liberamente li vota. Ma il gioco della democrazia rimette nelle mani i lavoratori, non essere soggetti ricattati. Questa cosa ad oggi non è avvenuta e non a caso la legge sulla rappresentanza non l'hanno assolutamente fatta. Sulla cosa di come si ricostruisse, ma guarda, io faccio questa cosa, come sei arrivato al collocamento pubblico, quello che io ho trovato quando c'era? Sei arrivato col fatto che quando c'erano i braccianti negli anni 50, che c'era il caporale, sei proprio partito al fatto che dovevi introdurre una serie di criteri per chi aveva diritto ad andare al lavoro. Il collocamento pubblico che io ho conosciuto, che adesso non esiste più e che in un qualche modo tu ti iscrivevi e poi c'era una graduatoria che era in base alla famiglia che tu avevi, al reddito che tu avevi, alla disponibilità che avevi, e c'erano situazioni che venivano prima di altre, perché non so, se uno era disoccupato con tre figli veniva prima, no? Allora io dico, non che devi ritornare esattamente in quella situazione, ma tu oggi non hai nessun rapporto tra la cosiddetta offerta e domanda, ci siamo, neanche sul piano. Allora io vedo un ruolo pubblico, oggi hanno privatizzato tutto, oggi hai le agenzie interinali che in realtà si sostituiscono alle imprese e sei ad un rapporto di contrattazione privata anche su quello che dovrebbe essere un diritto generale. Io penso che devi ritornare a una politica dove i soggetti pubblici possono avere compiti di formazione, di affrontare, cioè nella mia testa, ti faccio l'esempio. In questo incide anche che in Italia, a diversità di altri paesi, non c'è un sistema universale di tutele. Perché io considero che un ragionamento anche sul reddito di cittadinanza va affrontato e può essere uno strumento che intrecciato affronta anche il tema del lavoro e della formazione? Perché tu oggi sei di fronte al fatto che una serie di tutele ce l'hanno solo quelli che lavorano, no? La cassa integrazione, chi ce l'ha? Chi lavora. Poi non è vero che lo paga il pubblico, la cassa integrazione la pagano le imprese e i lavoratori versando i contributi, ma tutti quelli che questo diritto non ce l'hanno non pagano nessun contributo e non versano nulla. Se tu ad esempio dicessi che qualsiasi impresa, qualsiasi lavoratore di qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e di qualsiasi tipologia di lavoro paga un contributo, poi lo puoi misurare a seconda delle condizioni, e metti assieme questa quantità di soldi, guarda che in questo modo lo strumento della cassa integrazione, e cioè che prima di essere licenziato, se un'azienda deve riorganizzarsi, un calo di lavoro, ha una tutela, potrebbe essere esteso a tutti, eh? Solo che in questa parte gli artigiani, i commercianti, le piccole imprese cosa hanno fatto? Vogliono gli enti bilaterali, non vogliono arrivare ad avere un vincolo di questa natura e si sono inventati la cassa in deroga, che sono soldi pubblici. Se tu fai questa operazione, poi istituisci anche un reddito di cittadinanza, sia per il diritto al lavoro, sia per impedire che ci sia il ricatto, tu potresti costruire un elemento. Cioè, se c'è un istituto pubblico che ti dà un reddito, ma dopo tu per avere quel reddito lì devi comunque essere disponibile a fare formazione, devi comunque essere disponibile, se ti fanno delle offerte di lavoro, a lavorare, puoi decidere se ti debbono fare più offerte, la qualità delle offerte che ti fanno, cioè puoi discutere di diverse cose, ma se ricostruissi un elemento di quel genere lì, ritorni anche al fatto che le imprese, se hanno bisogno, non è che si rivolgono a un'agenzia che segli in base a determinati criteri tutto su un rapporto privato, ma anche con un elemento di trasparenza pubblica. Allora secondo me istituti anche in questo senso, che già possono esserci a partire dagli uffici di collocamento, che riformandoli e ricambiandoli mi sembra un tema su cui bisognerebbe ridiscutere per far tornare il lavoro un diritto e per ripartire anche con una contrattazione. Alla cosa
che alle due domande che tu facevi, sì, il sindacato deve tornare ad avere un ruolo più propositivo, però sei, e sono d'accordo, e nella mia testa bisognerebbe anche in Italia alcuni anche principi che la stessa Costituzione prevede, no? Cioè, la Costituzione prevede che i lavoratori possono anche avere forme con cui partecipare sostanzialmente alla vita delle imprese. Ora, il fatto di avere anche un sistema che ti permetta di discutere, di conoscere, di affrontare, io credo che sia un orizzonte. Rimane un punto. Siccome tu non puoi sostituirsi all'impresa, sei comunque di fronte al fatto che puoi essere anche propositivo, ma se un'impresa ti dice di no, devi anche decidere che cosa fai, no? Adesso, se io dico voglio la riduzione d'orario di lavoro e non me la danno, ho il problema di che cosa faccio. Però che ci sia questa necessità, ma questo vuol dire avere anche una strumentazione, cioè devi avere dei luoghi, delle scelte, devi essere messo nella condizione di conoscere. Cioè un'impresa, per riconoscere a te lavoratore e al limite a te sindacato che organizzi i lavoratori, deve rinunciare in parte a un suo potere discrezionale, no? Perché oggi le scelte le fa e poi ti comunica quello che fa. Accettare che tu puoi discutere, esprimere dei pareri, dire che è meglio fare una cosa piuttosto che un'altra, che è meglio fare un investimento piuttosto che un altro, vuol dire che anche nella testa delle imprese e degli imprenditori si deve accettare il fatto che una serie di sue prerogative, non dico che le rinuncia, ma le mette a disposizione di un percorso per avere sostanzialmente più elementi. Oggi questa cultura, non dico solo nel sindacato che deve fare uno sviluppo, ma questa cultura non c'è neanche negli imprenditori italiani, sei all'opposto, eh? Cioè, e poi hai un elemento, secondo me, anche di costruzione di una serie di leggi e di strumenti che possono metterti in quelle condizioni lì. Rispetto alla domanda che tu fai, rispetto all'autonomia dei partiti, all'indipendenza dei sindacati e dei partiti, sì, io penso che questa indipendenza debba essere esercitata con regole democratiche. L'indipendenza ce l'hai se tu costruissi nel rapporto con le persone che rappresenti uno spazio di democrazia, cioè che le decisioni le prendi assieme a loro e non in altri luoghi, e metti nella condizione anche a te sindacalista di rispondere di quello che fai agli iscritti e alle persone che tu rappresenti. Rispetto alla domanda che fai, credo che qualche problema alla CGIL lo ponga, no? Il fatto che il segretario di un partito sia l'ex segretario della CGIL. Il problema è, in questo caso, come la CGIL esercita un suo livello di autonomia non rispondendo sostanzialmente. Quindi, da un certo punto di vista, lo vedo come un problema che c'è, quello che tu poni, potenzialmente c'è, senza girarci attorno. Dall'altra parte, la CGIL, proprio per questa ragione, deve dimostrare nelle cose che fa che non risponde a logiche di partito. Questo deve vedere. Per quello che ci riguarda, noi ci stiamo provando a svolgere un ruolo che appunto rivendichi un'autonomia, che non vuol dire indifferenza o autosufficienza della politica, ma vuol dire che tu non prendi a prestito da questo, da quella forza politica, e che proponi delle cose e chiedi di poterti confrontare alla pari, ecco, tra due soggetti che hanno la stessa dignità. Grazie. E io avverto che sono le 7, quindi puoi accettare un'altra domanda? Domanda, sì, poi dopo devo andare. Ok, ce ne sono un bel po'. Se le raccogliamo rapidamente, poi magari Dandini cercherà di rispondere altrettanto rapidamente. Ci sono due ragazze in fondo e il ragazzo qui. Una domanda riguardo appunto al ruolo dello Stato, riguardo alle politiche industriali. Se è vero che tra patto di stabilità, mancanza di soldi e crisi, è difficile poter fare investimenti o decidere esattamente come muovere le politiche industriali. È altrettanto vero che mi sembra che l'assoluta assenza di Stato e di scelte politiche, l'avvertenza della Fiat ne è un esempio, ma l'assenza dello Stato riguardo a scelte importanti delle grandi industrie italiane rappresenta anche una perdita economica secca senza alcun paracadute. Quindi appunto mi chiedo se anche dal punto di vista legislativo non si possa decidere ad esempio di
cercare di impedire ad esempio questa fuga di aziende che vanno all'estero per guadagnare di più e non sono in crisi industriale, ma semplicemente devono guadagnare di più e accollano alla collettività poi l'uscita degli operai dal mondo del lavoro. Da questo punto di vista mi chiedo se ci siano margini di movimento anche dal punto di vista legislativo, statale, nel gestire queste situazioni, anche dal punto di vista prettamente economico, adesso non ne faccio un discorso ideologico. Io le volevo chiedere, da lavoratrice precaria, sfruttata come tutti i lavoratori precari, anch'io sento la mancanza di una rappresentanza, comunque il governo non ci garantisce e i sindacati anche un po' meno. Supponiamo che tra qualche mese cada questo governo, lei si candiderebbe? No, io voglio continuare a fare il sindacalista e la domanda e la risposta è molto precisa, a parte che uno bisogna che glielo chiedano, no? Ma al di là di questo, no. Vabbè, c'è anche chi qualcuno gliel'ha chiesto già, forse. No, non è nelle mie ambizioni. Io vorrei continuare a fare il sindacalista. Rapidissimamente, sul ruolo della FIOM, invece, sulla questione della ricomposizione della crisi della rappresentanza e dell'autonomia del politico, che poi sostanzialmente è stato il tema degli ultimi interventi. Io mi ricordo la crisi del 92-93, in cui anche i sindacati avevano. Erano in qualche misura fortemente investiti da una carica contestativa, cioè mi ricordo, ero molto piccolo, ma mi ricordo i bulloni contro Trentini a San Giovanni, per esempio, e i sindacalisti protetti dal plexiglass, che francamente è oggi un'immagine molto lontana da quella che abbiamo visto appena una settimana fa con la FIOM in piazza. Mi domando, la questione, diciamo, ci pensa all'idea che la FIOM possa divenire un terreno ricompositivo sul piano sociale, non solo del lavoro, ma anche di un vasto mondo che ruota attorno al lavoro, che si riconosce nel precariato cognitivo, che si riconosce in forme di società che interrogano anche l'articolo 3 che lei citava prima, che ha scritto Lelio Basso, visto che siamo la fondazione Basso, e quindi che investe direttamente i lavoratori e il lavoro di un profilo costituente, quindi di un intervento politico sostanzialmente del sindacato nella società. Aggiungo solo una cosa al volo riguardo alle fughe all'estero, ma voi ci avete parlato con gli operai statunitensi? Sì, ma io parlo solo italiano ed è un disastro. Però ci siamo sentiti, dobbiamo anche vederci. No, sulla cosa dell'economia. Secondo me sì, ci possono essere diverse, cioè, per rimettere in moto soldi e per poter rifare investimenti, come dobbiamo avere, oltre che in Italia, anche una dimensione europea. Io adesso faccio, mi è capitato proprio in questi giorni, casualmente, di essere invitato a un'iniziativa organizzata dall'ambasciata tedesca, dove c'era il presidente della BEI, che è la Banca Europea di Investimenti, no? che sono soldi pubblici che ogni Stato mette. Ho scoperto, cosa che non conoscevo, quindi sono andato, mi hanno invitato per curiosità, perché era un tema, no, che volevo capire meglio per ascoltare. Emerge questo dato, cioè che sei di fronte a una banca che ha a disposizione, se non ho capito male, quasi 300 miliardi di euro da poter investire, e si tratta di capire in quali condizioni le investi. Dopodiché una delle cose che emerge è che le condizioni che pongono non sono uguali ad esempio a tutti i paesi, perché possono esserci paesi che possono avere dei finanziamenti pagando l'1% e hai paesi, perché siccome sono considerati a rischio, che pagano il 6, 7, l'8%. Se tu meccanismi di questa natura non li cambi, che Europa costruisci? Perché oggi sei di fronte al fatto, e quindi quello che sto dicendo è che il problema non è vero che non ci sono i soldi in giro. No, questo secondo me mi sto convincendo, poi dovrebbe avere più argomenti ancora e anche più dati ancora, però il problema non è che non ci sono soldi in giro, il problema è dove sono allocati e con quale logica vengono gestiti, e dall'altra parte lo scarso peso politico che gli stati e le nazioni hanno rispetto alla forza esagerata che è assunta sostanzialmente anche la finanza, compreso lo stesso ruolo delle banche, no? Che per tanti anni c'era una divisione, una banca commerciale non poteva fare la banca di investimenti.
questa confusione che ha messo assieme ha permesso di fare cose folli, quindi alle banche, ma allo stesso tempo ha permesso di non controllare più nulla rispetto anche alle speculazioni, agli investimenti e ai rischi che determini. Se ci pensi, la quantità di soldi pubblici in Europa e anche in Italia che sono stati utilizzati per salvare il sistema finanziario e bancario non ha precedenti, ma hanno salvato, ma non sono tornati alla situazione precedente, no? Ad esempio la Banca Centrale Europea, come ha fatto a salvare le banche italiane? Ha dato una quantità di soldi molto consistenti e le banche pagano l'1% di interessi. E io mi chiedo, non è possibile, se quei soldi lì ci sono, noi adesso abbiamo un debito pubblico esagerato, no? Non c'è una forma che dove tu hai paesi che hanno debiti pubblici per abbassarlo, che il punto di dammeli anche a me al tasso dell'1% e non del 5%, può darsi che riesca a fare delle operazioni, metti a disposizione operazioni di altra natura, no? Per questo io il tema che vedo è proprio questo, cioè che se vuoi cambiare un modello di sviluppo, se vuoi ricostruire un'Europa e ricostruire, devi agire anche su questi temi qui. E in questo non è che ho una ricetta, eccetera, vedo una debolezza molto forte anche del sistema politico in quanto tale. Poi rispetto al problema che riguarda anche il ruolo, diciamo così, il sindacato, adesso secondo me per onestà, e si fa anche una certa fatica, sei di fronte anche una situazione dove, fammela dire così, i livelli di resistenza anche delle persone sono un po' più bassi di un'altra situazione, no? E cioè quando non ce la fai, non ce li hai, se lavori sei povero, senza lavoro non sei nulla, è chiaro che le forme anche di mobilitazione, di lotta, non di per sé possono essere più difficili che in altre situazioni. Quindi io riscontro, adesso la dico così in modo grezzo, ma riscontro un livello di incazzatura e di rabbia molto diffusa tra le persone che non sempre è in grado di tradursi in una mobilitazione sociale. Poi c'è un elemento di sfiducia molto ampio, cioè adesso generalmente le persone si sentono poco rappresentate sia dalle forze politiche, in alcuni casi anche dalle organizzazioni sindacali che hai, no? Quando dico che c'è una crisi, la stessa cosa ce l'hai dentro le imprese. Cioè anche i sindacati, tra virgolette, in più, la Confindustria, anche le organizzazioni di impresa cominciano ad avere seri problemi di rappresentanza delle imprese. Quindi sei di fronte, io credo, ad una situazione che deve in un qualche modo ridare un senso. Io dico, e in questo avendo, io la dico così, anche la consapevolezza dei propri mezzi, cioè la FIOM da sola non è in grado di risolvere tutte le cose di cui stiamo discutendo. E i primi a esserne consapevoli, adesso lo dico, sono il sottoscritto e la FIOM, cioè adesso noi ci rendiamo conto, io mi rendo conto, delle volte ne discutiamo anche, che da un certo punto di vista in questi anni, se volete, il livello di esposizione mediatica, di conoscenza, di dimensione della FIOM è molto cresciuto, ma noi siamo assolutamente consapevoli che magari avessimo la forza che mediaticamente qualcuno pensa che abbiamo, perché, e allo stesso tempo sei di fronte al fatto che una riunificazione, che secondo me è il tema, sia sociale, sia politico che sindacale, e cioè penso che se non riparti dalle questioni sociali e se non riunifichi sulle questioni sociali non sei in grado neanche di cambiare la rappresentanza sindacale, ma anche politica, almeno questo è un mio pensiero, ha bisogno di più soggetti, di più strumenti. Noi il tentativo che stiamo facendo, a partire dalla necessità di difendere la nostra gente, no? Cioè non è che lo facciamo semplicemente che siamo altruisti, adesso la dico brutalmente, ma partiamo dal fatto che un lavoratore e una lavoratrice metalmeccanica che lavora all'Ilvo, che lavora alla Fiat, come fai a rappresentarla, a difendere il suo posto di lavoro? Devi necessariamente porti il problema di avere una visione generale, di ricomporre, perché oggi le divisioni, le contrapposizioni le stanno facendo per cancellarti. E quindi dal mio punto di vista, o il sindacato, in questo caso non solo la FIOM, io penso almeno anche la CGIL, torna ad essere quello strumento che permette alle persone che lavorano di unirsi per migliorare la propria condizione di lavoro, o altrimenti c'è il rischio che le persone pensino alla lunga che non serve più a nulla neanche il sindacato e cambia anche la natura del sindacato. Io penso che sia un affare di quel genere lì. Quindi noi stiamo tentando di svolgere un ruolo che, partendo da questioni sindacali, offre anche
un punto di vista sociale, politico più generale, come sempre è stato, ma siamo anche consapevoli che un processo di questa natura ha bisogno, cioè non è che la FIOM è in grado da solo di risolverla, ha bisogno che più soggetti, da un certo punto di vista, quando penso alla domanda ti candidi in politica, è un po' che in questo periodo me la fanno, no? Non so cosa pensi tu, però io ti dico cioè, in quella fase qui io penso, a parte che lo dico da tempi non sospetti, non c'è solo un problema, cioè in questo si è affermata l'idea che sembra che tutte le volte ci voglia un salvatore della patria per risolvere i problemi. Io la trovo una cosa sbagliata, pericolosa, perché naturalmente è meglio avere gente che ha incarichi, che sia intelligente, carismatica, che capisca, no? Non sto dicendo, perché quando non è così qualche problema c'è, però tu non puoi ricondurre in un affare di questo genere processi di cambiamento complicatissimi che devi mettere in campo semplicemente pensando che mettendoci un fenomeno hai risolto i tuoi problemi, o pensando che un fenomeno hai risolto i tuoi problemi, perché questa cosa qui porta a modelli autoritari di gestione, mentre secondo me un processo di cambiamento sociale ed economico deve essere necessariamente un processo largo, diffuso, che parte dal territorio, che coinvolge l'università, che coinvolge le persone. Cioè io sento davvero la necessità che se tu vuoi produrre un cambiamento devi mettere assieme tante cose. Allora sono in una, quello che sto pensando è che in una fase di questo genere tu devi rimettere nelle condizioni le singole persone che poi si possono organizzare di poter essere partecipi anche di un progetto più generale, e in piccolo ognuno deve fare la sua parte e ognuno deve tornare a fare il meglio che può nella parte in cui è. Non c'è una soluzione, diciamo così, no? Il fenomeno che arriva. E purtroppo tante volte, lo dico perché anche il cosiddetto centro-sinistro, quello che doveva essere alternativo a Berlusconi, secondo me ha perso proprio perché ha corso dietro a Berlusconi, perché non ha capito che erano passati i valori, cioè la prima sconfitta rispetto al berlusconismo, secondo me è una sconfitta culturale. Qualcuno qua lo diceva prima, sì, se vuoi ricostruire alcune cose devi proprio ricostruire anche un senso civico, un senso di appartenenza, un senso anche di valori, devi ripartire da lì se vuoi essere alternativo ed egemone anche dall'altra parte, non puoi fare le stesse cose che fa qualcun altro. E soprattutto l'hanno seguito anche sul piano del fatto che anche strumenti importanti come le primarie o come altre cose, secondo me alla fine hanno rischiato di trasformarsi semplicemente in una lotta per decidere chi ci andava, appunto, poi finiva lì, cioè il livello di partecipazione era finito lì. Non c'era un livello di partecipazione che metteva nelle condizioni le persone di partecipare anche alla costruzione di progetti, alla gestione, a cosa succedeva dopo. E non a caso sei di fronte al fatto che adesso c'è una crisi delle strutture anche intermedie di rappresentanza che fa paura, cioè c'è la gente, poi c'è il vuoto che parla direttamente con qualcuno che gli dovrebbe risolvere i problemi, in mezzo non c'è niente. Ma una cosa così alla lunga secondo me mette in discussione la tenuta democratica di questo paese. E questo è l'elemento, diciamo così, di preoccupazione che vedo. E quindi, tornando alla ragione, siamo consapevoli che la FIOM da solo può fare tanto, può dare il suo contributo, ma non è in grado se non si mette in moto anche un processo più vasto di partecipazione. E proprio perché c'è anche una riforma del sindacato, secondo me, da fare, avendo io solo fatto il saldatore, l'operaio metalmeccanico e fatto il sindacalista della FIOM nella mia vita, non ho fatto altro, penso che in questa fase un contributo molto importante lo si potrebbe dare se anche c'è una riforma del sindacato e si va verso anche una dimensione sindacale che torna a avere una sua autonomia. Quindi sono più interessato a dare un mio contributo, nel senso che penso di conoscere meglio quello di cui sto parlando, che non eventualmente svolgere anche un ruolo diverso, nonostante che è una fase, per onestà, che me la sento rivolgere molte volte questa domanda. Grazie mille, ringrazio Maurizio Landini, ringrazio...